riuscire a confermare il piazzamento UEFA dello scorso anno, oppure ci sono squadre appunto come il Milanese che sono più avanti? Prima, insomma, all'inizio dell'anno scorso ha fatto vedere quello che può fare questa squadra con questo allenatore, con l'entusiasmo e soprattutto gli ultimi anni fatti anche da Montella. Quindi credo che la Fiorentina sia una delle squadre che può dar fastidio. Tornando a Sassuolo, vedendo anche il risultato ottenuto sul campo da una squadra che sulla carta probabilmente non era da lotta della zona UEFA, anche la Fiorentina ha il pieno diritto di lottare per quelle posizioni.